Per affrontare l'emergenza del convitto, il liceo delfico di Teramo, in seguito al sequestro dell'edificio di Piazza Dante che ha costretto 1200 studenti a lasciare la sede storica a inizio ottobre, si valutano nuove soluzioni per garantire la continuità didattica. Nel dibattito il presidente della provincia Camillo D'Angelo ha indicato come alternativa principale l'area lungo il fiume Vezzola, situata tra la scuola d'Alessandro e il ponte San Ferdinando, ritenuta al momento la più idonea tra le opzioni valutate. Tuttavia questa posizione non soddisfa le esigenze di vicinanza al centro espresse da genitori e docenti, i quali continuano a preferire un'area più centrale, individuando nel vecchio stadio comunale la soluzione ideale. Su questo punto però il sindaco Gianguido D'Alberto ha chiarito che tale zona non può essere destinata a un edificio scolastico, in quanto vincolata a un progetto di riqualificazione urbana del valore di 12,5 milioni di euro. Tra le proposte, l'ultima ad emergere è quella dell'ex consigliere comunale Osvaldo Di Teodoro, che suggerisce la creazione di una scuola jolly nel centro storico. Ma guardi, questa è già una tristezza dover pensare, parlare della chiusura del Delfico. Figuriamoci se poi allontaniamo dal centro storico la struttura, tutta la scuola, i 1200 studenti, più tutto ciò che ci gira attorno, i docenti e quant'altro, ma soprattutto per il loro rispetto, per il rispetto della scuola, che non meritano di essere esiliati al di fuori del centro storico di Teramo, che praticamente anche per il centro storico potrebbe essere una grossa perdita, non solo da un punto di vista economico ma anche sociale e culturale. Di Teodoro ha infatti proposto di utilizzare una vasta area di 5.400 metri quadri all'aperto nell'ex carcere, sottolineando la possibilità di questo spazio, invitando provincia e comune a considerare l'idea come soluzione temporanea e strategica. Questa potrebbe essere un'ottima soluzione, a prescindere però dal fatto che l'auspicio che ci dobbiamo fare è quello di rientrare al Delfico. Questo credo che sia inevitabile, insomma, ecco, farci questa premessa. Sì, questa è una struttura di natura pubblica che può essere destinata a questa soluzione, diciamo, una superficie di 1660 metri quadri. Con la possibilità di ampliarla fino a 5.000 metri quadrati utilizzando degli spazi sì privati ma che comunque potrebbero essere, diciamo, portati ad usare per questa soluzione. Insomma.